Madonna! Le donne. Ecco, io ho detto le donne. E non state scherzando, non lo dite più una parola del genere, lo sapete, voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tuffano gomme, di sicuro si va, Tuffano è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tuffano gomme, la scelta della sicurezza, circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Ti amo. Radio.0 ti ama. Campania Radio Sport. Fuori gara! Facciamo subito gli auguri alla piccola Valentina che compie 8 anni, credo, insomma, naturalmente festeggi anche il suo onomastico, naturalmente anche al papà e alla mamma Guido e Giusi che sono tifosissimi del Napoli, fanno tanti auguri al Matador Cavani da parte di Guido, Giusi e Valentina, e naturalmente 100 di questi gol e di questi anni, come dice Enzo, e ancora Antonio che invece augura altri 100 di questi giorni come uomo e sportivo e come il messia sbarcato a Napoli. Senti questa canzone, confusione sarà perché ti fiamo un giocatore che tira bombe a mano, alzati in piedi per questo uruguaiano, batti le mani in campo. C'è Cavani, lo scrive Antonio. No, la pausa è dovuta perché bisogna naturalmente fare un attimo di pausa perché abbiamo fatto ristendere il tappeto rosso, il red carpet per le ultimissime in anticipo di NapoliMagazine.com. Buon pomeriggio ad Antonio Pirazzuolo. Buon pomeriggio Michele, sono le anteprime. No, le anteprime. No, ma io oggi so che sei... Allora, sei prima di tutto alle prese con un pit stop, vero? Certo, fermiamoci. Tufano Gomme ad Arzano, l'unico in grado di garantire massima affidabilità e sicurezza alla tua guida. Per auto e grandi mezzi, Tufano Gomme ad Arzano, la più grande, la più attrezzata, la più efficiente autofficina della Campania. Equilibratura e convergenza compresi nel prezzo, vendita rateale da 10 a 24 mesi a tasso zero. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni, sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Caro Pirazzuolo, dopo il pit stop, mi sa tanto che oggi ti senti un po' matematico. Sì, mi sento un po' matematico. E dico, come mai? Mi faccia sapere perché. Questo Napoli che è matematico? Ci consente di parlare anche di numeri importanti, numeri da capogiro per questa squadra, dopo la splendida vittoria sulla Roma che, se vogliamo, ha consacrato la squadra di Mazzarri tra le big del campionato, qualora ce ne fosse ancora qualche bisogno, dubbio, certo. No? Perché poi molti si esprimono sul Napoli che deve essere l'anti-Milan, l'anti-Inter, l'anti-qualcos'altro, no? Quindi darai i numeri? Adesso darò qualche numero. Pirazzuolo dai numeri, segnate bene, Pirazzuolo darà i numeri. Proprio perché comunque questa squadra sta ottenendo risultati importanti. Allora è anche giusto dare il merito a chi sta lavorando bene, a questi azzurri che hanno risposto alla grande divorando i giallorossi all'Olimpico proprio in casa loro, dove non avevano mai vinto nessuno, quindi la Roma non aveva mai perso quest'anno tra le mura amiche. In 25 gare il Napoli ha ottenuto 15 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, con 40 gol fatti e 22 subiti. Chiaramente è una stagione che mette i brividi ai tifosi partenopei. Dicevamo di questi numeri da capogiro che dimostrano quanto è meritata la posizione occupata dal Napoli, che sta alternando prestazioni sopra le righe una dopo l'altra. Queste vittorie chiaramente danno sicurezza al gruppo, che lavora sempre con grandissima motivazione durante la settimana. E dicevamo dei numeri, il principe dei numeri è sicuramente il Matador, che compie 24 anni. Edinson Cavani è il secondo miglior capocannoniere della Serie A da quando questa è tornata a 20 squadre, ovvero dal 2004-2005 ad oggi. Ha segnato 20 reti in 25 giornate, soltanto Luca Toni con la Fiorentina nel 2005-2006 aveva fatto di meglio a questo punto del campionato con 22 reti, anche lui su 25 presenze. Poi Toni vinse la classifica marcatori proprio nel 2005-2006 chiudendo a 31 gol. Cavani, che ha segnato la quinta doppietta in Serie A e ha 54 reti in 134 presenze
In Serie A pensate alla media di una rete ogni 183 minuti, essendo rimasto in campo per 9.870 minuti totali, quindi veramente numeri da capogiro. Se poi ci aggiungiamo anche i 10 gol segnati nelle 18 partite tra Coppa Europea e Coppa Italia, Cavani sale a 64 reti in 152 presenze, migliora la media gol che diventa di 1 ogni 178 minuti, essendo rimasto in campo, pensate, faccio una pausa, 11.373 minuti totali, quindi stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno. Straordinarie anche le cifre da quando milita nel Napoli, 27 reti in 35 partite, il bomber principe del nostro calcio nel 2010-2011, ex aequo con Samuel Eto'o, anche se comunque il Matador ha una media stagionale migliore perché segna una rete ogni 104 minuti, essendo rimasto in campo 2.815 minuti totali. Quindi stiamo dando proprio i numeri. Li volevi, te li sto dando a raffica, mentre Samuel Eto'o con una rete ogni 106 minuti, chiaramente alle spalle dell'attaccante napoletano. Un'ultima curiosità: con la doppietta Cavani è a soli due passi dal record di Antonio Vojak, miglior marcatore stagionale in un campionato di Serie A nella storia del Napoli. Nel 1932-33 chiuse a 22 centri, a 22 reti, quindi non è poco. E beh, insomma, dopo di questo veramente non so, sinceramente si fa fatica ad andare avanti, perché ogni argomento è inutile, e lo dico seriamente, non sto scherzando, perché il grande Giorgio Dosati ci ha insegnato che i numeri nel calcio sono una componente fondamentale, non sbagliano mai, e quando leggi questi numeri, in effetti, Antonio, ma cos'altro vuoi dire? Ma noi chiaramente possiamo anche concentrarci sulle ottime prestazioni dei due centrali di centrocampo, ad esempio Gargano e Pazienza. Ah, spesso, non è finita? Spesso bersagliati, così come quelle di Cannavaro, autore di un assist gol fantastico per Cavani, ma anche di Campagnaro, qualche errore all'inizio, poi si è subito ripreso. Molto bene anche Hamsik e Lavezzi. Sull'episodio legato al Pocio c'è da dire che sicuramente ha sbagliato a reagire o a simulare una reazione, ma è chiaro che è stato provocato. Non è possibile restare insensibili, a mio parere, di fronte a uno sputo sul collo. Rosi, che nelle dichiarazioni post partita avrebbe dovuto semplicemente, dal mio punto di vista, chiedere scusa per l'atto inqualificabile di cui si è reso protagonista, ha preferito invece alimentare la polemica. Ho utilizzato, caro Michele, cari amici all'ascolto, il termine inqualificabile perché lo stesso che ha usato Claudio Ranieri, che è il suo allenatore, un vero signore nell'ammettere l'errore del giovane giocatore della Roma, e la superiorità del Napoli sul campo. Chiudo anche con un riferimento a Cassetti: dire a Lavezzi queste cose le fai a Napoli, per quanto riguarda il Pocio, no? La sua reazione è una frase di pessimo livello, che metto sullo stesso piano dello sputo che c'è stato, dello scambio di sputi, non lo so, però io ho visto soltanto lo sputo di Leandro Rosi. Antonio, scusami se ti interrompo un attimo, però, perché ecco, fermiamoci un attimo su Cassetti. No, guarda, io ti aggiungo soltanto, prima di scendere in campo sarebbe opportuno far fare qualche ora di educazione civica a questi signori, perché non è possibile. Io ti dico una cosa, andare in campo esporre delle frasi che veramente sono, si commentano da sole. Io allora ti dico invece, allora 1 novembre 2000, ora non ricordo bene se 2008 o 2009, appunto 12 febbraio 2011, quanto cresce una squadra? 2 novembre o 1 novembre 2008-2009, Milan-Napoli, finita 1-0 con autogol di Denis e non con gol di Ronaldinho. Quella partita la vince Gattuso, che va a urlare in faccia ai vari Hamsik e compagni: qui comandiamo noi. E il Napoli, insomma, regge, però poi alla fine insomma arretra, viene espulso Maggio e quant'altro. Però c'è un contraccolpo psicologico alle ringhiate di Gattuso. Certo. 12 febbraio 2011, le ringhiate di Cassetti e compagnia bella, perché poi è stato Cassetti, perché per esempio un grande fuoriclasse, qual è per esempio Daniele De Rossi,
che avrà fatto anche qualche entratina un po' dura, però Cavani, però De Rossi, De Rossi allora, è uno che non si permette mai di fare certe cose. Questo discorso giusto che stai facendo, che nessuno si è messo paura di Cassetti, no, e dell'Olimpico e quant'altro, hanno cercato di buttarla sulla rissa perché vedevano che non ce la facevano, questa era la verità, e questa la dice lunga di quanto la squadra si è cresciuta in due anni e certo. Di quanto questa squadra insomma veramente può affrontare tutti allo stesso modo su qualsiasi campo, non è che parliamo soltanto del San Paolo, ma su qualsiasi campo. E questa, Antonio, è musica alla vigilia del doppio scontro di Europa League. Certo. E poi sui provvedimenti concordo con De Laurentiis quando dice che l'arbitro ha già punito entrambi con un cartellino giallo. Utilizzare comunque la prova TV significherebbe delegittimare la decisione dell'arbitro, che è in campo proprio lì per assumersi le sue responsabilità. Al di là di tutti questi discorsi affrontati, resta il risultato. 0-2 all'Olimpico, doppietta di Cavani, grazie Napoli. Il Napoli non vinceva a Roma dal 1993, c'era Marcello Lippi sulla panchina, è lecito sognare, buon San Valentino. E Gianni Mammarella scrive: auguri al Matador Cavani, nuovo goleador del Napoli, qui a Roma, perché Gianni ci ascolta in streaming da Roma, qui a Roma non ci vogliono stare, dicono che sono stati sconfitti dall'arbitro e da una squadretta, la Soccer Napoli, insomma proprio della serie, come ha detto Mariano Grimaldi prima, non ce se può crede, rosicate. Antonio, però torniamo un attimo sull'episodio di Lavezzi, non tanto per quello che potrà succedere, non tanto per i pareri autorevoli che ci sono a supporto dell'una o dell'altra tesi, vale a dire Lavezzi squalificato, Lavezzi non squalificabile, cioè vero, prova TV applicabile, prova TV non applicabile. C'è però molta indignazione sul fatto che oramai si è scatenato un putiferio. Antonio, a pensar male alle volte ci si azzecca, insomma, tra due domeniche non c'è lo scontro scudetto perché ci sono ancora tante partite, ma c'è sicuramente la partita che può... Guarda, tu prima parlavi di Europa League, no? La forza di questo Napoli di pensare a un impegno alla volta, quindi... No, io parlo di un'eventuale squalifica di Lavezzi e non sarebbe inferiore alle due giornate. Sì, vabbè, questo però è un discorso che lascia il tempo che trova, nel senso che già ti ho dato il mio pensiero prima dicendo che secondo me... Ma io sono d'accordo con De Laurentiis. Ha fatto la sua decisione. Ma io sono d'accordo con De Laurentiis, con Grassani, con Cesari, esatto, e tanti altri addetti ai lavori. La pensiamo allo stesso modo. Che la pensano come noi. Però... Napoli, sappiamo, sarà un big match. Un big match dentro o fuori. Questo Napoli però ci stupisce sempre. Dovesse succedere l'incredibile a Milano e poi vai là che non lo so che cosa succede qui, no? Mamma mia, io veramente immagino, no, perché se Castelvolturno... Abbiamo sfatato il tabù romano dal 93. Ah, ma se Castelvolturno è stata invasa poi... da 2000 tifosi nella notte tra sabato e domenica, immaginate un po'. Se le cose poi dal 93, così. Ricordiamo quando il Napoli vinse a Roma, vinse anche il primo scudetto, quindi continuo con questi dati statistici ben auguranti. Beh, dico è lecito sognare, ma è lecito sognare sempre restando con i piedi per terra e senza fare troppi voli pendarici, perché è anche vero che questo Napoli ha fatto fuori la Roma e quindi fatto fuori sportivamente dalla lotta a scudetto, che il Napoli dica che non si deve pensare troppo in là e che non si deve puntare a traguardi, a lottare per lo scudetto, però è vero, è purtroppo quello che notano tutti, che questa squadra continua a fare, a macinare punti su punti, e quindi questo è quello che conta poi quando andiamo a confrontare i dati e a leggere i numeri, perché sono quelli che poi ci restano. Certo, se Cavani continua così, fare un gol a partita, più di un gol a partita, ovviamente il Napoli mantiene la posizione che occupa, e lo ha detto anche Ranieri, è stato quasi un passaggio di consegne. Mister ha specificato, ha detto non è che noi abbiamo giocato male, è stato semplicemente il Napoli superiore, non ci davano la possibilità di ripartire, abbiamo fatto soltanto una conclusione di sinistro, e poi però il Napoli ha saputo gestire alla grande la partita. È successo a Roma, noi ci auguriamo che possa succedere non solo
per Napoli-Villareal, sfida di Europa League da affrontare con i titolarissimi, dico io, ma anche il Napoli-Catania, ovviamente poi nella sfida di Milano, perché lì poi ci saranno gli occhi puntati addosso di tutto il circuito italiano. Se vogliamo, ottima anche la vittoria della Juventus sull'Inter, che l'ha frenata un po', facendo guadagnare agli azzurri il secondo posto matematico in attesa del recupero. Anche se il pareggio ci stava di lusso. Antonio, io scommetto una cosa, che continuando così Milan-Napoli sarà la partita del campionato italiano più vista a livello mondiale. Su questo credo non ci siano dubbi, e credo che la tribuna stampa del Meazza, che è una bella e grande tribuna stampa, a malapena riuscirà a mantenere tutti gli inviati che accorreranno nella scala del calcio. Sono sicurissimo, 100% sicuro. Se continuerà così, ovviamente è il solito rito scaramantico, ma sono sicuro che succederà questo, e che quindi Milan-Napoli del Monday Night 28 febbraio 2011 sarà la partita di questo campionato più vista a livello assoluto. Non per cuori deboli. No, assolutamente. Però Antonio, a proposito di questo, ma soprattutto a proposito di Napoli-Villareal, ricordiamo il Napoli già ieri immediatamente di nuovo in campo. Qual è il programma di oggi, e soprattutto tutto a porte chiuse. Su questo non c'era dubbio, conoscendo Mazzari. Anche domani a porte chiuse, seduta del martedì. Ma ci hanno fatto almeno sapere che stanno facendo, no? Però mercoledì, un allenamento chiaramente focalizzato sullo scarico, come si dice in gergo, dopo le fatiche di sabato, anche se hanno lavorato pure domenica, quindi sì, anche ieri. Ovviamente lì c'è stato un allenamento soft, corsa sul campo. Nella giornata ovviamente di lunedì, allenamento un po' più duro, e si proseguirà così per martedì. Per mercoledì invece parlerà Mazzarri alla vigilia della sfida di Europa League, quindi seguiremo questa conferenza del mister. Naturalmente, però ci sono anche altre buone notizie: Gigi Vitale si è riaggregato al gruppo al 100%, quindi c'è anche lui. Certo, questa è già una notizia positiva, quindi siamo al completo. Siamo al completo, anche se dico io, fa bene il Napoli a puntare sui punti cardine, perché sono proprio loro che vogliono dare un'inversione di tendenza in questo momento al Napoli, quindi siamo fiduciosi. Antonio, come sempre grazie, come sempre ci risentiamo domani in chiusura per le ultimissime di NapoliMagazine.com. Oggi abbiamo fatto questa anteprima ultimissime, ma ci risentiamo come sempre domani. Le anteprime di Napoli Magazine, mai esclusive ma solo anteprime. Sempre. Un abbraccio Antonio, buona settimana. Un saluto a tutti voi e forza Napoli, grande Napoli. Grazie ad Antonio Berazzuolo, www.napolimagazine.com. Erano comunque le ultimissime di Napoli Magazine, anticipate di qualche minuto perché tra poco ascolteremo il collega della Gazzetta dello Sport, Gaetano Imparato. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne. Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. My amor. Tufano gomme, più sicuri si va. Tufano è grande, esperienza ti dà. Segui la via. Tufano gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.